un buon leader è colui il quale che consente al singolo di uscire fuori da se stesso, cioè di spingerlo, ovviamente quando parlo di spingerlo non in maniera insomma assertiva, ma comunque contribuire alla sua crescita personale, fare in modo che esca un po' da se stesso, da quelli che sono i suoi stessi limiti, che magari si è autoimposto. Come si fa? Si fa attraverso l'ascolto, si fa conoscendo le persone del proprio team. Mi arrabbio molto quando non conosco, cioè quando vedo dei team leader che non conoscono i singoli componenti del proprio team, non sanno la loro storia, non sanno da dove vengono, non sanno il loro percorso professionale. Insomma, è fondamentale. Se tu conosci il percorso professionale umano del componente, della componente, insomma, di chi fa parte del tuo team, riesci anche a lavorare su delle leve emotive professionali in un certo modo, riesci anche a condurlo verso magari una visione e verso obiettivi che neanche si erano nel suo percorso di crescita. Quindi è un po' questo, non è in un certo senso forse anche un po' un visionario il leader, ma un gioco anche lì di specchi, cioè dal confronto anche il leader si mette in gioco e magari esce fuori da se stesso, anzi lo fa costantemente.